Wolf and Sheep di Sharabano Sadat. Vola in Afghanistan, nei luoghi martoriati dalla guerra, la Lessinia d'Oro, il massimo riconoscimento del Film Festival della Lessinia, la rassegna cinematografica dedicata a vita, storie e tradizioni nelle terre lontane, che si è conclusa sabato 26 agosto al Teatro Vittoria di Bosco Chiesanuova con la serata di premiazione. Il lungometraggio Wolf and Sheep, il lupo e le pecore, della regista sceneggiatrice afghana Sharabano Sadat, è stato valutato dalla giuria internazionale come miglior film in assoluto, mentre miglior regia, e quindi la Lessinia d'argento, è andata ad un altro film ambientato in Afghanistan, ma di produzione belga, The Land of the Enlightened, La terra degli illuminati, di Peter Jean Depew. Due film che ci raccontano di quelle terre. Wolf and Sheep, il vincitore di questa 23esima edizione, racconta dei bambini in un piccolo paese sulle montagne afghane dove la giovane regista ha vissuto e ha riportato parte della sua esperienza di vita. E l'altro film vincitore della Lessinia d'argento, The Light of the Enlightened, racconta di altri bambini costretti a diventare contrabbandieri nell'Afghanistan della guerra occidentale sulle montagne. Un'edizione ricca nelle proposte, ricca di altri numerosi premi e riconoscimenti, apprezzata da migliaia di visitatori che in 9 giorni hanno animato e messo al centro dell'attenzione Bosco Chiesanuova e la montagna veronese. 20.000 presenze in una settimana vuol dire testimonia un'affluenza di pubblico straordinaria. E dopo c'è un meccanismo di promozione nazionale, provinciale, regionale, nazionale ed internazionale che è difficile stimare, ma evidentemente sono numeri senz'altro significativi. Siamo sulla strada giusta nel far riconoscere ed apprezzare la montagna veronese, la montagna della Lessinia, come la montagna di Verona della sua provincia.